Salve ragazzi, nuovo video per farvi vedere l'ultima mia creazione in simil scrapbooking. Allora, questo pensierino l'ho fatto ad un amico che adora le cose cinesi, giapponesi, insomma un po' orientali. E, siccome è un maschietto, ero sempre indecisa su cosa regalargli, su come poter fare qualcosa che gli potesse essere utile. Bene, ho deciso di fare un block notice dove annotare cosa manca in casa. Allora, ho preso un pezzo di cartonlegno e l'ho rivestito con la carta che ho comprato a Rieti. Allora, aspettate che provo ad alzare la videocamera, vediamo se... Ecco, magari si riesce a vedere meglio. No, non si vede un ciuffolo. Aspettate, eh. Ecco, così. Allora, l'ho rivestito, da una parte ho messo la carta con le geishe, visto che lui adora le geishe, poi ho messo una rosellina in fimo nero che è sempre neutro, visto che lui è un maschietto, e qui invece una rosellina rossa. Poi ho praticato dei fori che ho coperto con i rivetti, sia sopra che sotto, e nella parte retrostante ho messo questa carta, sempre comprata anche questa a Rieti, che rappresenta un ramo di fiori di ciliegio, se non sbaglio, o fiori di mandorlo. Comunque ci sono gli ideogrammi orientali, per cui potrebbero sembrare orientali. Comunque, questo praticamente sarebbe la base. Poi ho preso dei fogli che sono fogli di carta normali, degli A4 normali, di 80 grammi come grammatura. Li ho presi gialli e azzurri, gialli perché riprendono il motivo, praticamente il colore che c'è nel motivo dello sfondo, e l'ho fatto di questa misura qua. Poi ho preso gli azzurri, altri fogli azzurri, e li ho fatti più corti. Aspettate che, se riesco, vi faccio vedere da sopra. Ecco, aspettate. Ecco. In pratica restano... aspettate, mettiamo bene. Ecco, vedete? Qui praticamente i fori... vedete? Questi sono i fori del cartonlegno. Questi sono i fori della prima risma di carta, diciamo, e questi sono i fori della seconda risma. E come potete vedere, restano sfalsati, in modo che la parte sottostante, cioè quella che io ho decorato con la colla per embossing, con la pittura degli ideogrammi e tutto quanto, resti libera. E i fogli restino sfalsati anche nel punzonarli, come potete vedere, ho preso diverse misure in modo che si veda proprio la scaletta che formano i cuoricini. E poi andrò ad abbellirli ulteriormente questi fogli con questa libellula, questo orsetto e questa mollettina che... Praticamente questo sarà... devo essere sincera, devo ancora decidere se questo sarà il foglio d'inizio dove mettere la lista, diciamo, o se addirittura non metterli qua in modo che loro possano usare tranquillamente questi fogli e poi quando finiscono possono riutilizzarne degli altri fatti da loro o tenere semplicemente così questo cartonlegno come quadrettino. Adesso vediamo. Comunque, questa è l'idea per il mio amico
Spero che vi piaccia, fatemi sapere, lasciate qualche commento negativo, positivo, quello che volete. Niente, questo è tutto. Vi mando un bacione e ciao.